Lorenzo spolverato ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla madre, ma prima di questo momento emozionante, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua infanzia, che non è stata affatto semplice. Un'infanzia difficile, Alfonso Signorini ha invitato Lorenzo in un'altra stanza per discutere della sua gioventù, descrivendola come «dura» e «priva di spensieratezza». È stato quindi mostrato un video in cui Lorenzo racconta la sua storia. Ha spiegato di essere cresciuto in un quartiere popolare di Milano, dove la situazione economica della sua famiglia era complicata e i genitori si sacrificavano per mettere il cibo in tavola. In seguito, Lorenzo ha parlato delle scelte sbagliate che ha fatto da giovane, influenzato da compagnie poco raccomandabili. Ricordo di aver visto i miei genitori rinunciare a tutto per darci un futuro. Ancora oggi trovo difficile esprimere la gratitudine per i sacrifici che hanno fatto. Non ci hanno mai fatto mancare nulla, a un certo punto, mi sono ritrovato a rubare nei supermercati e a partecipare a risse. Amavo quella sensazione di potere, ma ho deciso di cambiare. Anche se avrei potuto evitare alcune esperienze, ora cerco di mantenere le distanze dal male. Non sono più quella persona, fa parte del mio passato, e sto cercando di accettarlo. Lorenzo ha continuato a raccontare di come, nonostante l'educazione ricevuta dai suoi genitori, si sentisse ribelle e di come cercasse di dimostrare la sua forza all'interno del gruppo, anche a costo di ferire gli altri. Fortunatamente, la sua vita ha preso una direzione diversa a 18 anni, quando ha iniziato a mettere da parte dei soldi e ha compreso che la sua strada era un'altra. Da quel momento non sono più tornato indietro, ha concluso. Non possiamo che augurargli il meglio per il suo futuro.